Oggi la nostra passeggiata tra i borghi della Lunigiana ci conduce a Castiglione del Terziere. Castiglione è un paese, un borgo, che si trova nel comune di Bagnone, in provincia di Massa Carrara. È un borgo che risale all'Alto Medioevo, dove veniva chiamato Castiglione dei Corbellari, dal nome dei signori che dominavano la zona. Successivamente, nel 1275, acquisisce il nome di Castiglione del Terziere. Il nome terziere deriva dal termine terza parte dei possedimenti feudali che vengono acquisiti da Alberto Malaspina di Filattiera. Castiglione del Terziere acquisisce nota fama ed importanza all'inizio del 1300, in particolare il 1321, quando Castruccio Castracani decide di attuare le sue mire espansionistiche verso la Lunigiana, ponendo sede a Castiglione del Terziere con l'idea progettuale di unire insieme la Lucchesia, la Versilia, la Garfagnana e la Lunigiana. Ma è solo successivamente, quando nel 1450 diviene parte dello Stato della Repubblica Fiorentina, ad avere una vera crescita. Infatti diviene questa la sede del Capitanato di Giustizia della Repubblica Fiorentina in Lunigiana e per più di 300 anni diventa la sede di magistrati, notai e personaggi di spicco anche della letteratura. Castiglione del Terziere, il castello, domina l'antico borgo, ma andiamo a visitarlo insieme. Siamo arrivati ora al castello di Castiglione del Terziere, che nel 1969 è stato acquistato dal professor Bononi, che l'ha restaurato e ha deciso di raccogliere all'interno del castello la memoria storica della Lunigiana. Siamo qui con la attuale proprietaria del castello, la signora Raffaella Paoletti. Buongiorno. Molto lieta, grazie per essere venuti, perché è sempre importante mandare una testimonianza e un messaggio con un mezzo come quello televisivo. Sono onorata della vostra presenza e mi dispiace molto che voi non abbiate potuto conoscere Loris Jacopo Bononi, perché davvero è stato un grandissimo personaggio. Una persona che ha fatto di un'ideologia una testimonianza storica, che l'ha tradotta in realtà, restaurando non solo il monumento, ma facendo di Castiglione del Terziere la sede della memoria storica. Andiamola a visitare. Andiamo, sì. Ecco, ma chi era il professor Jacopo Bononi? Loris Jacopo Bononi è ancora adesso uno degli uomini più illustri della Lunigiana. Nasce a Fivizzano nel 1929, studia in Lunigiana, farà il liceo a Carrara, si laureerà in medicina a Parma. Comincia come medico condotto in Lunigiana e poi, dopo qualche anno, sente l'urgenza di conoscere il mondo. E allora andrà a Roma, dove da Roma comincerà un approfondimento dei suoi studi e l'inizio di una carriera che lo porterà ad essere un grande dirigente industriale nell'ambito dei farmaceutici. Quindi da lì, dal 1969, quando viene a Castiglione e trova un rudere quasi aperto come un uovo, sente la necessità di restaurare e di dare alla Lunigiana il senso dell'identità attraverso una dimora che non è soltanto un bel castello,
ma è qualcosa che può rendere partecipi tutte le persone che abbiano voglia di sentire la conoscenza e la consapevolezza di una storia che soprattutto a quel tempo era un po' più dimenticata. Ecco, un recupero, un restauro del castello studiato, ragionato e proprio come dice lui, come se fosse stato. Cosa vuol dire? Che è un castello che è come sarebbe stato se fosse stato, nel senso che io penso, avendo vissuto qui 26 anni con lui, che l'armonia di questo castello, che si deduce da quasi una verità, come se fosse sempre stato così, nel senso che quello che arreda è per esempio un arredo di tipo fiorentino che va dal 1400 in poi, momento in cui questo castello diventa sede del capitanato fiorentino. Un amore per questo castello, per quello che rappresenta nella memoria storica della Lunigiana, ma anche testimonianza di un professor Bononi che è anche un grandissimo umanista, scrittore, amato anche da Pasolini. Sì, sì. Loris ha sempre avuto intanto il senso di... solo un grande poeta può fare una cosa come questa. Tant'è vero che lui sosteneva sempre che poeta deriva dal greco poieo, colui che fa. E Loris ha fatto. Ha fatto da solo, ha fatto senza mai un contributo da parte di nessuno. Ha creato di questo castello un atto di poesia che ha voluto condividere col suo prossimo. Loris aveva un senso della democrazia molto spiccato e ha reso tutto conosciuto e conoscibile. Adesso ci può accompagnare a percorrere questo viaggio nella memoria, questo ponte tra presente e futuro, tra passato e futuro della Lunigiana? Sì, certo. Io ci terrei a far sapere che mi sento, come si può dire, il custode, o perlomeno l'angelo custode, se posso darmi un po' di importanza, di questo luogo. E riconosco nella mia vita una missione, quella di essere il ponte fra Loris e il futuro di questo castello. Ci tengo a farvi sapere che è un castello visitabile, che continua ad essere visitato quasi tutti i giorni, che una visita si realizza in circa 2 ore e più a seconda dell'approfondimento, e oggi faremo quello che può essere forse il modo per incuriosire qualcuno a venire, qualcuno che non c'è ancora stato. Andiamo a visitare. Andiamo. Ecco, questo è il salone delle udienze durante il periodo della fiorentinità di Castiglione del Terziere, che per 300 anni ha in questo castello la sede del Capitanato di Giustizia. E quello che possiamo vedere è una quadreria medicea che parte da Cosimo dei Medici, primo Granduca di Toscana, la consorte Eleonora di Toledo e fino all'ultimo Gian Gastone dei Medici. Per ognuno di loro esiste un collegamento storico e questa presenza del capitanato è anche documentata da delle filze che sono i processi penali e civili, sono una parte di un archivio storico che è stato restaurato e messo veramente in modo splendido a Bagnone, nel comune di Bagnone, e che ne ha una piccola parte qui a documentazione di quella che è stata la vera storia del castello. Ve lo posso far vedere. Meravigliosi! Sì, si possono vedere qui i nomi dei capitani che a seconda che stavano qui un anno, non di più, affinché non fossero corrotti e corruttibili. I processi si svolgevano in 9 giorni, però la pena inflitta non veniva eseguita qua. Si poteva però ricevere una grazia al Granduca di Toscana.
Continua il nostro viaggio nella memoria. Sì, dove prego. Stiamo andando? Stiamo andando in Biblioteca Grande, perché l'origine della biblioteca ha una ragione scientifica, per cui si divide in due settori, uno di storia locale e uno di storia umanistica. La storia locale comprende nella parte monumentale manoscritti e libri a stampa che vanno dal XIV secolo in poi, e tutto ciò che è inerente alla storia di Lunigiana, o per autore o per tema. E tutta la fiorentinità, perché Firenze ha avuto un ruolo importante. E poi la biblioteca di umanistica, che ha un basamento fondamentale. Lo stampatore Jacopo da Fivizzano, che è fra i primi stampatori italiani e che è il testimone di un grande evento rivoluzionario che è la stampa a caratteri mobili. Volevo dire che il professor Bononi non è stato un collezionista. Loris è stato un compositore di un panorama culturale. Per lui era fondamentale la ricomposizione della documentazione storica e tutto quello che è l'approfondimento della conoscenza della biblioteca. Quindi non sono bastati a me 26 anni, 25, e credo che non bastino poche ore. Però l'obiettivo suo e mio è quello di far vivere questo luogo, perché altrimenti sarebbe uno scrigno di cose preziose senza sterile. E allora questo è stato soprattutto dedicato ai ragazzi della Lunigiana. Siamo arrivati ora nella sala della biblioteca. Grande, sì, questa è la biblioteca che è relativa alla storia locale, quindi alla storia di Lunigiana, di Firenze, da documenti a libri, gli statuti di tantissimi luoghi, Sarzana, Pontremoli, di Vico. Qui i ragazzi, non solo i turisti, gli studiosi che approfondiscono attraverso le loro tesi la materia, ma soprattutto le scolaresche continuano a venire per riscattare quel senso di appartenenza e di legame col territorio che è quelli che gli dà. È quello che gli dà la fierezza di essere nata in Lunigiana. Quindi un luogo vivo, non solamente memoria. Un luogo dove le cose possono essere viste da vicino, dove possono essere con mani pulite, sfiorate come ali di farfalla, e dove il contatto è reale finché possibile sarà. Questa biblioteca conserva la parte più importante dei primi libri stampati al mondo, diciamo, e come dicevo prima basa il suo fondamento su Jacopo da Fivizzano. Ricordiamo chi era Jacopo da Fivizzano. Jacopo da Fivizzano è stato uno stampatore che nel 1471 acquista i caratteri da Clemente da Padova e stamperà a Fivizzano, sua terra natale, per 5 anni, e non stampa delle cose poco importanti, le indulgenze come si diceva, stampa il Sallustio, il Giovenale, libri diciamo fondamentali. Parte da questo punto questa forza che la Lunigiana ha nell'ambito degli incunaboli. Diciamo che incunabolo è la parola che definisce il libro dalle origini della stampa al 1500, che poi diventeranno cinquecentine, e che si chiama incunabolo perché la definizione della parola è libro in cuna, libro appena nato. E il professore dedicherà un'altra grande fatica,
che è stata la realizzazione di un museo a Fivizzano. Quindi la Lunigiana la possiamo definire anche precursore di stampatori. Sì, oltre che librai. Oltre che di librai. Vi vorrei far vedere quel libro lì, quel libro di Jacopo da Fivizzano, che è il Giovenale, dove lui nel colophon, nella parte finale, fa una dichiarazione unica, secondo me, che meriterebbe di essere pubblicata e resa nota e tramandata anche attraverso dei bei cartelloni che potessero fare di questa terra un punto di riferimento. In questo archivio, insieme a ogni libro, come era sua consuetudine fare, abbiamo una lettera che io vi leggo. Gentilissimo professore, può credere la mia soddisfazione nel sapere così a posto quel Giovenale di Fivizzano. Avevo quel volume da circa 50 anni ed esso appartenne alla contessa Luisa Melzi di Soragna. Lessi, per puro caso, perché ammalato, quelle desiderata del libraio bolognese e pensai che a 92 anni potevo ormai disporne. In verità pensai appunto che fosse di Fivizzano, Loris, la persona che cercava quel preziosissimo volume. Ove un'occasione la conducesse a Firenze, sarei lieto di farle gli onori della mia biblioteca, suo Tammaro de Marinis. Tammaro de Marinis è stato uno dei più grandi librai antiquari che a 92 anni decide di vendere al professore questo libro, perché sa che andrà al posto giusto. Nella memoria storica della Lunigiana. La ringrazio per la sua disponibilità e speriamo di incontrarci nuovamente per un altro evento culturale qui nel Luogo della Memoria. Grazie a voi di nuovo. Del professor Bononi, poeta, abbiamo scelto una poesia su tutte da leggere che contraddistingue il suo grande amore per tutto, anche appunto per la sua donna. Lei, Raffaella, resterà per la sua vita nella fortezza dei nostri sogni e sarà sogno lei stessa e profumo di mare e di Appennino e di viottoli scarni e per tanti secoli dopo di me. Lei sola è stata il grande, l'immensità dell'amore. O dolce, cara, o creatura, barlume dei miei occhi, incomparabile felicità. Raffaella. Ti chiamo, ti cerco, ti voglio.